Mentre per salvataggio dei dati su hard disk, lì andiamo su un tempo corto-medio, voglio dire qualche anno, 3-4 anni, ma già tenere su un hard disk dati per 4 anni senza salvarli da nessuna parte è molto rischioso. L'unica è il DVD. Allora, con un DVD normale, quelli base, si arriva a un tempo intorno, dicono, ai 5 anni, loro li garantiscono. Mentre ho trovato, girando su internet, un DVD chiamato della Verbatim Archival Grade. L'Archival Grade, se leggete qui, Verbatim rivoluziona la tecnologia di supporti e archiviazione con il lancio di un nuovo tipo di DVD, il nuovo DVD Main OR 8x Archival Grade, dotato di uno strato riflettente oro-argento. Oro-argento, buona resistenza a agenti atmosferici, l'ossidazione. Lo strato argento offre una buona riflettenza per una maggior precisione lettura e scrittura. Sì, ha una superficie stampabile a getto d'inchiostro. E ogni disco è rivestito con Verbatim Scratch Guard per una maggiore protezione contro i graffi. Se non sbaglio, questo è garantito per 25 anni. 25, che non è poco. Secondo me, se dovete salvare dati importanti, questa è l'unica soluzione, DVD Archival Grade. Oppure, cioè, per mercato casalingo diventa un po' difficile, per mercato più da aziendale ci sono le macchine che salvano su un nastro magnetico, che devo dire, sono nastri magnetici che metti archivi e quindi rimangono. Qui spiega come è fatto, che un DVD normale è composto di questi strati, quindi il sottostrato, vabbè, uno strato di registrazione, uno strato in argento, colla, e l'ultimo strato, mentre gli Archival Grade hanno uno strato duro contro i graffi, un sottostrato, uno strato azo di registrazione, uno strato in argento, uno strato d'oro, gomma e lo strato finale. Questi, vabbè, sono anche i CD, ma i CD mi interessano poco. Cioè, secondo me è l'unica possibilità per salvare i dati. Un'altra cosa della politica Apple è che, per esempio, nel Mac Mini c'è ancora il lettore combo, c'è quindi masterizzatore CD e lettore DVD. Vuoi dire, la Apple considera ancora, dopo almeno 6 anni che i masterizzatori DVD costano meno di 100 euro, considera ancora masterizzatore DVD un surplus, un qualcosa in più che non è necessario, tra virgolette. Spero di sbagliarmi, spero che sul Mac Mini c'è ancora il masterizzatore, c'è ancora il masterizzatore CD e non quello DVD, perché comunque ancora non l'hanno aggiornato. Si spera infatti da qui a quest'estate che si faccia un evento come quello di quello sui portatili, quindi The Spotlight Turns on Notebook, venga The Spotlight Turns to Desktop. Quindi che dovrebbero rinnovare tutti i loro computer, Mac Mini, l'iMac e il Mac Pro. Si spera, cioè lo spero vivamente, perché non. Se. Allora, tra virgolette, il fatto che l'Apple non abbia ancora inserito nei MacBook lettori a Blu-ray, secondo me ha fatto bene. Perché? Perché ancora. Cioè, allora, avere il solo lettore Blu-ray serve a poco, secondo me. È necessario il masterizzatore Blu-ray, anche perché fondamentalmente il Blu-ray serve a cosa? Serve, per il 90% delle cose per adesso, nel mercato, serve a visualizzare film in alta definizione. Allora, visualizzare film in alta definizione su uno schermo 13 pollici o 17 pollici nel caso del MacBook Pro è pazzia, perché non,
non vedi la differenza. Come fai a vedere la differenza su uno schermo da 13 pollici? La differenza all'inizio a vedere su uno schermo, ad esempio uno schermo 17 pollici, ho visto i film in HD-DVD e la differenza si vede, però devi stare a 30 cm allo schermo, perché se te ne metti un po' più lontano la differenza non la vedi. Vuol dire un 13 pollici non può dare un'esperienza HD soddisfacente. Per un 13 pollici va benissimo, un DVD normale e va benissimo, si vede perfetto, si vede. E ancora Software House, che tranne la Sony che fa rilasciare i suoi giochi su Blu-ray, anche se fondamentalmente quei giochi entrerebbero benissimo su un DVD normale, quindi dato che gioco come Gears of War 2 per Xbox è su un DVD normale, gli unici giochi che andrebbero bene su un Blu-ray sono, ecco, i giochi di ruolo molto lunghi, vabbè, quello è un altro discorso. E non ci sono aziende software house che rilasciano programmi su Blu-ray, quindi magari invece di rilasciare, che non so neanche se esista, programmi su più DVD, rilasci un Blu-ray, disco unico, è più comodo da tenere, quindi occupa meno spazio, quindi ne puoi inserire di più su un aereo, quindi consumi meno energia, produci meno anidride carbonica, eccetera, eccetera. Cioè, è una catena, sì. Quindi il terzo motivo è che comunque ancora i masterizzatori DVD costano troppo. Un masterizzatore DVD, e ho fatto una ricerca su questa Shkelku, sta più o meno sui 200 o 240 euro, il prezzo medio di un masterizzatore Blu-ray. Questo è 104 perché è un masterizzatore DVD e lettore Blu-ray. I lettori si trovano più o meno su un centinaio d'euro, i masterizzatori ancora 200, più o meno 240, prezzo medio. Anche questo. No, questo. Questo invece è masterizzatore. Super Multiplu Unità Disco Combo. Sì, scrive assai persi, ma sui dischi Blu-ray 1 strato e 4 persi sui 2 strati. Questo è interessante, cioè, però, ecco, 169, 170 euro praticamente. Comunque è un'eccezione, tutti gli altri stanno sui 240. Allora, io secondo me. Cosa è successo anche col masterizzatore DVD? C'è stata l'espansione a macchia d'olio del masterizzatore DVD quando è iniziato a costare sotto i 100 euro.